Ecoprogetti Solidali ha organizzato qui in Fiera Vicenza, nella Sala Palladio, il concerto gospel di Natale Le Voci del Tempo per raccogliere fondi a favore dei bambini di strada dell'Ecuador. In scena la Bassano Blue Spiritual Band e la Scuola di Danza San Bassiano. E questo è anche il nostro augurio musicale per tutti voi. Buonasera a tutti, bentrovati, buon Natale, spazio, buona serata, si apre il sipario sulla Bassano Blue Spiritual Band. Alessandro Pellizzari è il responsabile equo e fundraising di Engine International. Da cosa nasce questa idea di un concerto gospel per Natale? Nasce dalla voglia di offrire sul territorio comunque un servizio di qualità, in questo caso un concerto, che però, pur essendo un concerto importante, lo scopo unico sia la raccolta fondi per un progetto di Engine Internazionale. In questo caso il concerto gospel di oggi, del 19 dicembre, l'abbiamo organizzato per un progetto specifico a Santo Domingo de los Chaquilas in Ecuador, per un progetto missionario. Ecco, perché proprio l'Ecuador? Allora, è stata una scelta più di esigenza, proprio di priorità, di urgenza. Perché in Ecuador ormai sta esplodendo, soprattutto a Santo Domingo, questa città a 100 km a ovest di Quito, una problematica importante che riguarda quelli che sono per noi i nostri bambini, e cioè questi bambini poveri di strada. Per cui abbiamo pensato, tra i vari paesi dove siamo presenti come ONG internazionale, di focalizzare gli eventi 2010 proprio per questo progetto urgente. Cristoforo Lo Giudice è il presidente della Bassano Blue Spiritual Band, una formazione che nasce quando e come? Nasce nel 2002-2003 in realtà come inizio di attività, e nasce a Bassano su iniziativa di Diego Brunelli, il nostro maestro, e da allora si è arricchita di numerosi componenti e nel corso di questi anni è diventando adesso una delle band gospel più numerose d'Italia. Siamo circa 60 coristi, 15 strumentisti e poi qualche persona che gira attorno per aiutare nell'organizzazione. Per cosa si distingue questa formazione poi nel panorama delle organizzazioni musicali? Oltre che per il numero dei componenti, anche per il fatto che, a differenza di molti cori gospel dove l'orchestra e gli strumenti fanno da supporto all'aspetto corale, qui gli strumenti diventano una parte importante, quasi una vera orchestra, e questa è proprio stata l'idea fondamentale del maestro Brunelli. E si distingue poi sostanzialmente, per, speriamo si possa dimostrare questa sera, la crescita musicale che ha avuto questo gruppo nel corso appunto degli anni. Carla Urban, giornalista, conduttrice di molte reti nazionali, questa sera a Vicenza per presentare questo spettacolo. Che emozione le ha dato? Mi ha rafforzato la fiducia in una società molto sana, piena di talenti, piena di gente che ha veramente il gusto di
saper vivere, sapersi divertire, ma anche impegnarsi nel fare bene le cose artistiche. Quindi tanta conforto, ecco, veramente contenta. Una causa benefica anche questa sera che lei ha condiviso. Come si fa a non condividere? Vedere le immagini di questo angolo di Ecuador, dove con tanto poco si può fare tantissimo, soprattutto partendo dalla persona, dal singolo, da quello che può scoprire di valere, come sono questi bimbi di strada che possono diventare delle persone valorizzate attraverso interventi come questo di Engim e di questo progetto che si chiama appunto Il sogno di cambiare. Quella televisione che ci ha ripreso, l'organizzazione televisiva a cui fa riferimento anche la radio Gocciolina, in realtà si chiama, lo segnalo perché c'è un sito, www.rgchannel.tv, sul quale potrete rivedere momenti di questo spettacolo.